Sono più di 17.000 le domande su oltre 19.000 pervenute ammesse a finanziamento, 4.267 delle quali con riserva per l'erogazione dei voucher Caro Scuola in favore degli studenti degli istituti secondari di secondo grado. Il voucher rappresenta un sostegno concreto alle famiglie calabresi a medio e basso reddito per contrastare l'aumento dei costi legati al materiale scolastico. Siamo quindi particolarmente lieti che ne abbia potuto beneficiare un numero così elevato di richiedenti. Si tratta di un'iniziativa importante avviata pochi mesi fa e che verrà riproposta, voluta fortemente, dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dall'ex assessore Giuseppe Princi, seguita con grande impegno dal Dipartimento regionale all'istruzione con la dirigente generale Maria Francesca Gatto e la dirigente di servizio Anna Perani, che avvierà rapidamente le procedure necessarie alla tempestiva erogazione dei benefici. Ad affermarlo è l'assessora regionale all'istruzione Maria Stefania Caracciolo, dopo la pubblicazione sul sito della Regione Calabria degli elenchi provvisori dei beneficiari dei voucher Caro Scuola. Tra le istanze ammesse figurano anche 4.267 domande che, pur avendo i requisiti di ammissibilità, presentavano delle irregolarità tecniche nella procedura di caricamento. Per questi casi, gli uffici regionali hanno previsto la possibilità di sanare gli errori, consentendo alle famiglie interessate di accedere al beneficio. I beneficiari potranno consultare gli elenchi sul sito istituzionale della Regione Calabria e avranno 15 giorni di tempo per esercitare il diritto di accesso agli atti. È inoltre possibile presentare istanza di riesame entro i 5 giorni successivi all'accesso. Coloro che sono stati ammessi con riserva riceveranno una comunicazione via email con le indicazioni relative alla documentazione da integrare e le modalità per sanare le eventuali irregolarità. L'elenco completo è consultabile al link calabriaeuropa.regione.calabria.it.